Teledorruti, Fulvio Abate. Mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse com'è mai possibile che il marchese Fulvio Abate. Aspetta un attimo, spieghiamo meglio. Dicevo appunto il marchese Fulvio Abate, scusa ma non le ho preparate, con una storia di militanza nel Partito Comunista Italiano. Aspetta. Ecco, vedi. Non ce ne sono altre. Questo è un altro. Partito Comunista Italiano. Pure qui ce n'è un altro ancora. Questo è un altro ancora. Che ha scritto un romanzo che si svolge in una sezione del Partito Comunista Italiano. Lo vedi questo romanzo? Zero Maggio a Palermo. Com'è possibile che il marchese Fulvio Abate sia diventato, meglio, si trasformi in licantropo quando vede, ad esempio, ho letto che Sell di Vendola è data al 2% e ho pensato, non c'è libertà, ma c'è giustizia. Com'è possibile che il marchese Fulvio Abate sia diventato sprizzigioia, abbia una sola soddisfazione? Ormai, puntualizzare di non essere più di sinistra, di non aver nulla da condividere con queste persone. Se siete in grado di dirmelo, bene. Mi potete anche dire perché come Giuliano Ferrara sei un rinnegato, potete anche tirar fuori un linguaggio da Comintern. Non mi importa, però mi piacerebbe che me lo di che foste così gentili da dirmelo. Ecco, questo. Teledorruti. Cazzo, questa tosse. Dai, chiudi.